Benvenuti alla Nuova Salute. Oggi parliamo di un argomento, come tutti gli argomenti che trattiamo nella nostra trasmissione, importante, ma molto molto delicato, ed sono le malattie a trasmissione sessuale. Noi sappiamo bene che oggi viviamo un'epoca in cui tante malattie sono considerate sotto controllo oppure tendono a sparire perché i farmaci in nostro possesso li hanno praticamente debellate. Eppure le malattie a trasmissione sessuale, non solo per alcune di esse abbiamo avuto continuano a essere presenti nella nostra società, ma alcune di esse sono ritornate. Questo perché probabilmente non si dà molta importanza a queste malattie, che possono essere non solo invalidanti perché colpiscono il nostro apparato urogenitale, ma soprattutto possono anche essere portatrici di morte. Parliamo di malattie che si diffondono esclusivamente attraverso il rapporto sessuale, malattie come l'AIDS, malattie come l'epatite B, malattie come la gonorrea, la sifilide e anche malattie come il papillomavirus o l'HPV, quindi malattie che col passare del tempo possono determinare, soprattutto nelle donne, tumori e quindi malattie molto molto debilitanti e, abbiamo detto prima, mortali. Che cosa si può fare per curare queste malattie? Ovviamente esistono molti farmaci che ci aiutano nel curare queste patologie, però è fondamentale parlare di prevenzione. Le malattie a trasmissione sessuale, come dice il termine, come ho detto prima, si trasmettono esclusivamente attraverso i rapporti sessuali, per cui l'uso del profilattico, uno strumento tanto banale quanto diffusissimo, può prevenire la diffusione di queste malattie. Ovviamente bisogna anche parlare di prevenzione nel proprio stile di vita, prevenzione nel sociale, per cui bisogna sapere che più partner si cambiano nel corso della propria vita, più aumenta il rischio di poter avere malattie, di andare incontro a questo tipo di malattie. Quindi che cosa fare? Innanzitutto cercare di avere uno stile di vita il più attento possibile e parlare con il proprio partner senza avere tabù, senza avere quelle preoccupazioni che ci possono far cadere in quelle sensazioni, in quei pensieri che ci fanno sentire retrogradi se parliamo di queste problematiche. Invece bisogna parlare col proprio partner, soprattutto se il partner è un partner nuovo o tra virgolette occasionale, e affrontare questi argomenti, per cui se si sa che il partner ha una malattia venerea bisogna adottare delle precauzioni e, ripeto, queste precauzioni sono principalmente l'uso del profilattico. Stranamente queste malattie si stanno diffondendo soprattutto tra i giovani, perché sembra strano, ma nei giovani si ha quella tendenza ad essere più sfrontati, a dimostrarsi più poco attenti a certi atteggiamenti che ci fanno sembrare più uomini, ci fanno sembrare, andare contro le regole ci fa sembrare molto più adulti, invece è proprio lì che bisogna dimostrare di essere maturi. E come? Parlando di queste cose, e soprattutto utilizzando il profilattico, per cui soprattutto nei giovani bisogna fare attenzione, e anche l'uso di alcol, di droghe sono controindicati, perché queste sostanze abbassano il nostro livello di soglia, di attenzione, e quindi quando siamo disinibiti in un rapporto occasionale tendiamo a non mettere in campo quelle precauzioni come appunto il profilattico e quindi andiamo incontro a rischi molto elevati di patologie che poi possono essere davvero pericolose. Innanzitutto, quando si hanno sintomi di malattie venere, bisogna ricorrere immediatamente allo specialista. Lo specialista, attraverso delle terapie mirate, potrà sicuramente aiutarci a curare queste patologie. E bisogna fare attenzione, soprattutto nelle donne, perché queste patologie, come ho detto prima, possono portare a malattie molto gravi come il cancro, ma soprattutto possono essere trasmesse alla prole. Per cui una donna in attesa, in gravidanza, se ha una malattia venerea può trasmetterla al feto. Quindi bisogna fare molta attenzione, è un argomento davvero importante, un argomento davvero delicato, e l'unico modo per poterlo affrontare è parlarne. Bisogna essere attenti, bisogna essere predisposti ad avere
una certa cultura, e la cultura è quella della prevenzione, la cultura è quella del dialogo. Parlare di questi argomenti può soltanto essere utile e può aiutarci ad affrontare questo tipo di patologie, soprattutto nella prevenzione, perché per alcune patologie è vero che abbiamo detto prima che esistono dei farmaci, ma per altri purtroppo non abbiamo attualmente farmaci che ci possono far curare, ma possono solo allungare la nostra vita. Pensiamo all'AIDS, pensiamo anche all'epatite B, che in alcuni casi, anche se i farmaci attualmente scoperti la possono curare, però questo non vale per tutti, sono farmaci molto costosi e sono farmaci ancora che devono dimostrare la loro efficacia su tutti i soggetti malati di epatite B. Quindi bisogna fare attenzione, basta un semplice strumento come il profilattico per poter curare tante malattie così importanti. Ripeto, il sesso è una cosa bella, il sesso, come ha detto Papa Francesco ultimamente, è un dono di Dio, ma va fatto nei modi e nei tempi giusti. Dimostrarsi più adulti non mettendo in campo queste attenzioni è un classico esempio di immaturità e di poca attenzione alla propria salute. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, vi ricordo la nostra posta elettronica salute@lanuovatv.it e vi ricordo che fare sesso fa bene, farlo nel modo giusto fa ancora meglio. Buona salute a tutti.